domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Buongiorno, buona domenica da Monasterace Marina, siamo ancora qui per la festa del Corpus Domini, la consueta ormai infiorata che realizzano ogni anno qui in questo paese. Con me ho il collega del quotidiano Vincenzo Racco, buongiorno, buona domenica anche a te. Buongiorno e una buona domenica a tutti gli ascoltatori di Telemia che sicuramente numerosi stanno seguendo questa tappa di Monasterace. Allora, raccontiamo un po' questa storia, che è una storia abbastanza recente, no? Sì, è una storia diciamo abbastanza recente, parte nel 2000, nell'anno giubileo, una manifestazione di manifestazione prova, la prima edizione, e poi prosegue a partire dal 2007, cioè a distanza di 7 anni, questa manifestazione è diventata una realtà costante, una realtà che è cresciuta, si è sviluppata, ogni anno una nuova tematica, ispirata al sacro ovviamente. C'è, lo ricordiamo, il fatto saliente che la manifestazione del Corpus Domini che viene celebrata in questo 3 giugno, che è anche l'unica processione religiosa che di fatto la Chiesa riconosce al 100%, poi ovviamente sappiamo che ci sono un sacco di processioni, però questa è la processione religiosa per eccellenza. Tornando all'infiorata di Monasterace, abbiamo detto questa è la 13ª edizione, la tematica sarà ispirata all'iconografia, come vedete un'iconografia tra Oriente e Occidente, una sorta di ponte di unione tra i popoli. L'anno scorso si era scelta la pace, adesso si prosegue con questo percorso che vuole essere ispirato sempre più all'unione tra i popoli, un'unione che anche a Monasterace vediamo. Le vicine Bivongi, insomma, anche stilo, hanno anche le chiese ortodosse, no? Sì, assolutamente. Come la chiesa bizantina. E poi non ci scordiamo che c'è anche il discorso dei progetti SPRAR, dei progetti accoglienza che... tra l'altro domenica scorsa c'è stato un primo battesimo a Monasterace di alcuni bambini ghanesi che fanno parte del progetto di accoglienza, quindi un'accoglienza che si sviluppa anche attraverso la società civile. E questa manifestazione è anche un sinonimo di accoglienza tra i popoli, ma anche di unione tra la cittadinanza di Monasterace, che ogni anno dà parecchie forze a questo evento. Vediamo tanta collaborazione e soprattutto un'organizzazione che parte 2, 3, 4 mesi prima con la creazione prima della tematica scelta, poi dei disegni e poi via via nel percorso preparatorio con le aziende florovivaistiche, abbiamo detto che danno i fiori, ma anche la popolazione. Stanno pochi a dire il vero, poi lo spieghiamo perché nell'intervista. Anche la popolazione che dà per esempio dona il riso, il frumento, per fare una creazione mista che comprende sia fiori ma anche... Si parla di infiorata, ma in realtà l'ho chiesto anche a Daniele Princi, che è uno degli organizzatori dell'infiorata, e poi ascolteremo anche la sua risposta, ma di fiore ce n'è veramente poco perché viene utilizzata anche la segatura e altro materiale per riuscire a farle, è un po' difficile. Pino, il problema è che bisogna chiaramente fare di necessità virtù, mi spiego, con gli anni la crisi nel settore ha determinato anche in questo settore diciamo, una presenza meno massiccia di fiori e si è creato... Ecco, ma senza il fiore non si perde anche l'essenza, perché il candore del fiore viene offerto a Cristo da quello che si può intuire, così come che so, le coperte attraverso i balconi, che un tempo scendono, credo che a Monasterace Superiore è così, solo... No, anche le coperte, le rose ci sono ancora, come ci sono ancora, mi sono scordato di dirlo, gli altarini, non scordiamoci che nel percorso che ci sarà stasera, a partire dalle 19 della processione, ci sono anche tanti altarini creati dai fedeli, però volevo ritornare al discorso dei fiori, in realtà ti dico, se fatti necessità virtù, perché... Questa è una manifestazione che ogni anno ha avuto sempre maggiori richieste, difatti si è ampliata, adesso stiamo parlando di 600 metri quadri di tappeti e onestamente sono tanti, troppi, quindi si è dovuto appunto fare necessità di anche altri modi per manifestare quest'arte sacra. E vediamo... Io suggerivo i fiori di campo, lo suggerisco nell'intervista che ho fatto appunto a Prince, poi lui darà la sua risposta. Potrebbe essere un'idea, però
è importante, secondo me, innanzitutto che questa manifestazione prosegua, nel senso, è giunta alla 13ª edizione, già bisogna pensare al 23 giugno 2019 e fare la 14ª. Non è facile, tra l'altro voglio fare un'altra premessa, che da 2 anni a questa parte questa manifestazione si declina dal plurale, nel senso è diventata Le Infiorate, perché ha assunto una dimensione più vasta. Dal punto di vista artistico sono straordinarie. Sì, assolutamente, tra l'altro anche a Monasterace Centro vediamo i tappeti floreali, da un po' di anni che si è deciso pure di andare fuori Monasterace Marina, giusto perché il paese è unito e quindi anche Monasterace Centro deve avere i suoi tappeti floreali. Allora, resta con noi Vincenzo, noi ci fermiamo un attimo, andiamo a dare visione a chi ci ha dato una mano per andare in onda in questa puntata di oggi qui a Monasterace Marina, e un ringraziamento va ovvio alla farmacia che ci ha detto ancora una volta sì. Andiamo alla farmacia Mazzone, prodotti veterinari e non solo, grande è l'assortimento per l'erboristeria. Andiamo con ordine e cominciamo appunto a fare un giro attraverso questa farmacia attrezzatissima. Partiamo dalla punta di diamante, che è l'erboristeria, che viene curata davvero nei particolari, così come la cosmesi in farmacia è ovviamente il meglio, la migliore, prodotti antiallergie, prodotti di primissima qualità. Ecco, questo è un piccolo esempio, e poi ci spostiamo su altro, ovvero, come dicevo, i prodotti naturali che trovate all'interno del grandissimo assortimento che si trova all'interno della farmacia Mazzone. Altro giro dentro per carpirne anche altro, come in questo periodo con il sole forte, sol leone che sta per arrivare, la bronzatura giusta, oppure l'aloe, nuova frontiera per la cura alternativa in gel oppure prodotto da ingerire, altri prodotti ancora di erboristeria, prodotti di ottima qualità ovviamente, ed ecco un giro su quanto e cosa potete trovare all'interno di questa farmacia attrezzatissima. Ecco ancora aloe vera con le varie essenze, in questo caso frutti di bosco. Farmacia Mazzone sul corso di Monasterace. Allora, eccoci tornati in diretta, ci ha raggiunti anche il primo cittadino, e quindi lo invito un attimo ad avvicinarci, vabbè, ci passano davanti, siamo abituati, ormai siamo nella diretta, è quasi del tutto normale. Allora, sindaco, un contesto sociale imponente come quello di Monasterace, una manifestazione che ormai ha preso piede. Sì, intanto io vi ringrazio per questa attenzione che è dedicata ad un evento di grande importanza per noi, che ormai è un evento storicizzato e purtroppo non rientra tra gli eventi storicizzati finanziati dalla Regione. Lo dico con grande amarezza e dispiacere, perché questo è un evento che meriterebbe veramente un sostegno adeguato dal punto di vista finanziario. Noi diamo la collaborazione che possiamo dare, risorse economiche non ne abbiamo, e tuttavia dobbiamo ringraziare questa associazione che si prodiga ogni anno con grande sacrificio, con grande impegno da parte di tutti, con scarsissime risorse finanziarie, per far sopravvivere una manifestazione, un evento che io oserei dire di portata certamente regionale, perché attira moltissimi visitatori, turisti, appassionati, e che dà un colore particolare al nostro paese. È un evento che vivacizza questa nostra realtà, che la rende sempre più bella e che colora appunto con i colori dei fiori questo panorama che è spettacolare, soprattutto perché nella vicinanza del mare, dove abbiamo un bellissimo lungomare che è un grande ornamento per la nostra cittadina. Vincenzo, tu che sei un cronista attento, hai dato spazio sul tuo giornale a questo evento?
Sì, ci sono stati già un paio di articoli preparatori e poi ci sarà ovviamente dopo la manifestazione una sorta di riassunto che parte dalla fase preparatoria e ha come punto cardine ovviamente la processione di oggi, ma anche la famosa notte magica, il venerdì prima delle infiorate, che vede la benedizione del luogo di lavoro da parte del parroco e anche l'inizio dei lavori e i vari gruppi che ogni anno fanno a gara per esserci. Spesso capita addirittura che c'è qualche gruppo che rimane fuori visto le richieste che stanno aumentando. Tra l'altro è una manifestazione che coinvolge anche le associazioni che collaborano, c'è non lo so, la Croce Rossa, il Fit Working, tutte le associazioni che vogliono dare una mano per la buona riuscita dell'evento. Noi stiamo arrostendo al sole, sono 30 gradi almeno. Senta Sindaco, siccome questo programma è abbastanza gettonato all'estero, in virtù anche del fuso orario, quindi in Australia sarà pomeriggio, Stati Uniti ancora notte, insomma, però Argentina e Toronto anche in Canada ci seguono. Io presumo che voi avete tanti emigrati anche in quelle zone e l'occasione è giusta, insomma, per formulare loro un saluto speciale. Certo, io rivolgo un affettuoso saluto ai concittadini che vivono all'estero e che sono sempre legati, molto legati alla nostra terra. Infatti quando possono fanno ritorno durante il periodo estivo e noi li accogliamo con un grande affetto, perché le radici non si dimenticano mai e loro sono custodi nella terra dove sono ospitati, dove vivono, sono custodi delle più importanti tradizioni del nostro paese. Io sono stato molti anni fa in Australia, anche in Canada, nelle comunità nostre, e ho avuto modo di constatare che per loro è come se il tempo si fosse fermato nel momento in cui sono arrivati là, perché ho visto costumi, tradizioni che forse qui da noi sono scomparsi, che invece vengono lì custodite con grande passione. Magari si fanno anche la festa di Porto Salvo lì all'estero. Sì, sì, certamente, certamente la fanno, perché vogliono rivivere quell'atmosfera paesana tipica dei nostri centri. E allora ci fermiamo ancora, anzi no, parliamo un attimo dell'estate, perché sta per arrivare. Che estate sarà quella di Monasterace? Ma noi vorremmo che fosse un'estate ricca di eventi e purtroppo le possibilità sono molto scarse. Io mi sono rivolto alle associazioni di recente pregandole di dare una collaborazione sul piano operativo, sul piano fattivo, di organizzare un programma anche modesto di eventi. Noi abbiamo presentato proprio avantieri alla Regione Calabria, abbiamo aderito ad un bando che è stato pubblicato un mese fa e che prevede finanziamenti per la valorizzazione dei beni culturali e dei siti importanti. È un progetto ben articolato il nostro, che prevede eventi nell'area archeologica e nel castello. Speriamo che sia finanziato. Abbiamo avuto il partenariato del Circolo di Storia Patria, che è presieduto dalla dottoressa Morrone, che è una studiosa delle opere medievali, e del professore Cuteri, e di due scuole, della Scuola Media di Monasterace e dell'Istituto per il Turismo di Marina di Gioiosa. Sono siti di epoca completamente diversa, però fruibili per spettacoli anche diversi. Esatto, sì, noi vogliamo stabilire una sorta di legame che c'è, sono siti diversi, sono, appartengono ad epoche diverse, ma sono la storia di Monasterace, e quindi riteniamo che vadano valorizzate contemporaneamente e che possano essere previsti degli eventi che coinvolgono sia il sito archeologico che il castello medievale di Monasterace. Avete fatto anche un salto di qualità sulla raccolta dei rifiuti, un paese io l'ho trovato sostanzialmente pulito adesso. Sì, è vero, ormai da due anni che la raccolta differenziata funziona nel nostro paese, abbiamo raggiunto il percentuale del 60% che ci auguriamo di aumentare con la collaborazione dei cittadini, che in taluni casi manca purtroppo, perché la sensibilizzazione che c'è stata non è stata sufficiente evidentemente per coinvolgere la totalità della cittadinanza, ma noi confidiamo di poter raggiungere la percentuale del 75%, che è una percentuale ottimale. Ecco, tu che vivi in mezzo alla gente, cosa dicono i cittadini della raccolta? Sono contenti? Ma buona parte dei cittadini sono contenti, però come diceva anche il sindaco, c'è chi un po' si lamenta, chi vorrebbe ritornare ai vecchi cassonetti, non capendo che
ora come ora sarebbe deleterio, assolutamente un suicidio tornare ai vecchi cassonetti, anche perché le indicazioni proprio che dà... Un suicidio tornare indietro. Sì, ma l'indicazione che dà proprio l'ente regionale è quello di implementare la raccolta differenziata. La raccolta differenziata che ha buone percentuali a Monasterace, 60% è un'ottima percentuale. Mi auguro che in futuro si migliori e mi auguro che si crei, magari con la collaborazione di altri comuni vicini, anche un'isola ecologica per implementare ulteriormente questa raccolta che ha bisogno di un ulteriore salto di qualità. Però, lo ripeto, la strada da seguita è quella corretta. Fermo restando che poi io lo dico sempre, il vero primo cittadino di ogni comunità è il cittadino stesso, perché se il cittadino rispetta le regole siamo tutti bene nella comunità, se comincia a non rispettare le regole, a fare a modo suo, comincia a esserci i problemi. Il bagno ancora sì, se ne parla sì, o no? Sì, io sono stato ieri a mare per la seconda volta, il nostro è un mare meraviglioso, c'è una spiaggia... Che mi dico di guardare la telecamera. Ecco. C'è una spiaggia che veramente è più estesa rispetto agli anni passati, probabilmente i lavori che sono stati fatti alcuni anni fa di difesa, di ripascimento determinato dalla realizzazione di opere a difesa della costa e la recente barriera soffolta che è stata realizzata in fase di ultimazione ormai in corrispondenza del sito archeologico hanno consentito un ampliamento consistente. Io stamattina mi sono fatto una lunga passeggiata oltre gli scavi archeologici e con mia grande soddisfazione ho constatato che la spiaggia è il doppio di quella dell'anno scorso. Questo ci fa ben sperare, anche perché negli anni passati la ristrettezza dell'arenile non consentiva la presenza di numerosi turisti che invece amano il mare di Monastrace e amano ritornarci ogni anno. Non solo, anche per le mareggiate, insomma, perché poi spesso e volentieri il mare qui arriva proprio sul lungomare. Siamo sul promontorio e quindi il nostro mare, il nostro territorio, la costa è molto esposta al fenomeno erosivo che purtroppo negli ultimi 30 anni ha portato via qualcosa come 50 metri di spiaggia. Allora, congediamo il sindaco Vincenzo, tu rimani qui con me, intanto andiamo a sentire le interviste che ho realizzato qualche minuto fa, mi dicono che dobbiamo aspettare qualche minuto, sì un secondo, siamo che non scappiamo, Antonio Riccio. Dicevo, le interviste, che intervista direi vero perché è una sola, all'amico Daniele Princi che mi ha raccontato come si sono adoperati per riuscire a fare anche quest'anno l'infiorata qui a Monastrace. Regia. Allora, buongiorno, buona domenica, siamo con Daniele Princi, uno degli autori di queste magnificenze che troviamo qui a Monastrace. Si ripete ancora una volta. Ancora una volta siamo presenti in piazza Cadute Senza Croce con la classica infiorata per il Corpus Domini. E naturalmente, sì, diciamo sempre presente, ma ci sono un'infinità di altre persone che stanno dando una mano. Quante persone hanno collaborato a questo? Allora, nella organizzazione generale siamo intorno alle 10-15 persone, ma forse a 15 non si arriva. Per quanto riguarda invece la manodopera, tutto quello che si svolge sera di venerdì, ci sono, oserei dire, centinaia di persone che si prestano alla realizzazione dei disegni. Guardiamo anche il lato artistico della cosa, perché mi curiosisce ancora di più, perché si parla di infiorata, ma di fiori ce n'è poco in realtà. Effettivamente sì, in modo particolare quest'anno con l'evento che c'è stato nei mesi scorsi, una specie di uragano che ha colpito la zona, ha distrutto parecchie serre del posto, creando parecchi danni, ma non solo. I danni creati dal vento, la crisi effettivamente tocca anche il settore florovivaistico, per cui c'è meno richiesta, essendoci meno richiesta i produttori producono di meno per evitare le perdite che si ripercuotono sul poter offrire alla Proloco un certo quantitativo di fiori, per cui la diminuzione è d'obbligo. Daniele, l'idea mi viene spontanea, la dico, insomma, il fiore di campo non è utilizzabile. I fiori di campo sarebbero un'ottima soluzione, però come dicevo prima manca
la manodopera, manca la manodopera, perché andare... Sì, Daniele, ciao. Volevo solo aggiungere una cosa. Siamo tornati in diretta, qualche attimo di pazienza perché dovremmo riagganciare l'intervista con la fase successiva, perché io a un certo punto a Daniele ho chiesto dei fiori di campo e lui mi dà una risposta interessante, perché insomma è la delicatezza del fiore di campo nell'essere conservato che è il punto critico. Andiamo a vederla. Però c'è anche da dire che manca l'aiuto, non riusciamo a trovare 20-30 persone ad uscire 2 ore, 3 ore a raccogliere il necessario, perché queste persone mancano. È vero che si prestano la sera del venerdì per la realizzazione dei tappeti, ma il venerdì è come ormai una tradizione, è un appuntamento dove alle 21:30-22 ci ritroviamo qua tutti quanti in piazza Caduti senza croce per allestire, col materiale già tutto pronto, perché noi effettivamente andiamo a vedere un disegno già completo, ma dietro al disegno c'è un lavoraggio, bisognerebbe spiegarlo passo passo. Ascolta, i fiori, quanto tempo prima vanno raccolti? Allora, noi i primi fiori li abbiamo raccolti mercoledì scorso, mercoledì e giovedì. Li abbiamo tenuti in frigo, mercoledì e giovedì. Sera di giovedì li abbiamo speluccati, cioè togliendo il fiore dal gambo, tenuti sempre nel frigorifero che le aziende gentilmente ci hanno concesso. Quel poco materiale che abbiamo avuto a disposizione l'abbiamo... Ecco, il fiore di campo è anche più delicato da questo punto di vista. Il fiore di campo è molto più delicato, però molto più lavorato, perché andare in una serra con 5-6 persone... Prendi il colore che vuoi, lì lo devi selezionare. Prendi il colore che ti danno. Invece il fiore del campo, certo, devi fare una selezione molto più accurata, però dovresti fare anche la selezione molto più accurata per quanto riguarda l'aiuto, la mano che ti viene a dare una mano. Ed è un po' difficile andare nel campo alle 3, alle 4 del pomeriggio. In base a quello che hai, produci, dici tu. Esattamente, proprio così. Quindi, in alternativa ai fiori, abbiamo usato i classici cereali che ormai usiamo da diverso tempo. Io ho visto orzo, mi pare, anche della segatura addirittura. Perfettamente, abbiamo adottato, o perlomeno abbiamo fatto una prova diversi anni fa con la segatura, una segatura bianca che prende colore facilmente e quindi colorandola a dovere. È chiaro che per la realizzazione del viso in modo particolare, con un fiore abbastanza grande potresti fare poco o niente, perché i dettagli sono così piccoli che sembrano fotografie. Allora, siamo tornati in diretta, il sindaco è ancora qui con noi perché voleva precisare qualcosa, prego. Sì, mi corre l'obbligo di fornire un'indicazione che secondo me è importante. E questa si definisce infiorata ed è infiorata. Il lavoro che l'associazione con tutti i giovani e le signore che da anni contribuiscono per renderla molto bella è un lavoro particolarmente faticoso, perché in questi ultimi anni abbiamo dovuto registrare una penuria di fiori nelle serre per una serie di ragioni di carattere climatico che non hanno consentito di poter avere quella disponibilità che sarebbe necessaria. Però con gli accorgimenti che sono adottati, e che non sono solo di questa infiorata ma di tutte le infiorate che si organizzano, cioè quello di ricorrere al riso, di ricorrere ad altri elementi, orzo, grano, ad altri elementi che... C'erano perfino le foglie di cipresso per il verde. Che consentono di arricchirla. E questo è un motivo di ulteriore apprezzamento, perché vogliono che si continui con questa tradizione, e quindi io dico che va rivolto un grande applauso, una grande ammirazione, un grande apprezzamento per gli sforzi che loro compiono, e vorrei che anche voi vi rendeste portavoce e interpreti di questa grande fatica, di questo sforzo notevolissimo che loro compiono per
mantenere una tradizione così bella è un evento. Noi l'abbiamo sottolineato, sindaco, lei non c'era ancora. Sì, ma il fatto che non ci sia. La mia battuta sui fiori non era polemica, assolutamente. Non deve essere polemica, perché questo non dipende. Però si perde l'unica cosa che si perde l'essenza del candore, del fiore offerto al Cristo. Sì, l'unica, quello che dicevo io a Vincenzo. Sì, ma quello che conta è l'impegno, è quello, la passione e l'amore che ci mettono, e questo deve essere l'elemento da valorizzare e da esaltare. Poi il problema dei fiori è un problema che non dipende dalla loro volontà, loro certamente si rivolgono alle aziende, ci sono diverse aziende floricole, ma purtroppo ho potuto constatarlo pure io perché mi sono interessato, che la produzione è stata molto scarsa e gli eventi, quel evento micidiale che c'è stato ha danneggiato moltissime serre, che ha impedito la produzione. Il suggerimento che io davo era di utilizzare il fiore di campo, mi è stato detto che è un pochino delicato per essere utilizzato, è molto faticoso. È facile, assolutamente, quindi l'unica risorsa può essere quella delle aziende. Mi premeva sottolineare questo aspetto perché io ritengo che la manifestazione vada valorizzata, esaltata e apprezzata per quello che rappresenta per Monasterace e per gli sforzi che loro compiono. Ovvio, era anche il nostro dire questo, sull'apprezzamento e sulla valorizzazione di quanto si sta facendo ormai dal 2000 e sono ben 18 anni con oggi a Monasterace. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo, 2 minuti ancora. Andiamo alla farmacia Mazzone, prodotti veterinari e non solo, grande e l'assortimento per l'erboristeria. Andiamo con ordine e cominciamo appunto a fare un giro attraverso questa farmacia attrezzatissima. Partiamo dalla punta di diamante che è l'erboristeria, che viene curata davvero nei particolari, così come la cosmesi in farmacia è ovviamente è il meglio, la migliore, prodotti antiallergie, prodotti di primissima qualità, ecco questo è un piccolo esempio. E poi ci spostiamo su altro, ovvero come dicevo i prodotti naturali che trovate all'interno del grandissimo assortimento che si trova all'interno della farmacia Mazzone. Altro giro dentro per carpirne anche altro, come in questo periodo con il sole forte, sol leone che sta per arrivare, la bronzatura giusta, oppure l'aloe, nuova frontiera per la cura alternativa in gel oppure prodotto da ingerire, altri prodotti ancora di erboristeria, prodotti di ottima qualità ovviamente, ed ecco un giro su quanto e cosa potete trovare all'interno di questa farmacia attrezzatissima. Ecco ancora aloe vera con le varie essenze, in questo caso frutti di bosco. Farmacia Mazzone sul corso di Monasterace. Ecco, per l'ultimo segmento ritorniamo a qualcosa che avevamo abbandonato da un po' di tempo, la rassegna stampa, con l'occasione di avere il collega Vincenzo Racco appunto del Quotidiano del Sud. Ed ecco la prima pagina, andiamo a vederla subito. Sparano a 3 migranti, uno ucciso, il titolo grande che oggi il tuo giornale dà. Sì, è su un episodio di cronaca, San Ferdinando, una sparatoria con 2 feriti e un migrante ucciso. Probabilmente dovuto a una vendetta per piccoli furti avvenuti, ancora però ci sono indagini in corso. È un episodio di cronaca gravissimo che sta rimbalzando anche a livello nazionale, sta creando qualche polemica. C'è una lunga intervista che oggi viene fatta a Musmanno, l'assessore regionale, strade e cantieri estivi, la mappa dell'assessore viene indicata all'interno del giornale a pagina 7, poi il coordinamento migranti a Reggio, l'appuntamento Caritas, scelta la città dello Stretto per la 2 giorni nazionale. Aiutami Vincenzo, andiamo all'interno, leggi il giornale dall'altra parte per favore, lo facciamo vedere la telecamera, che c'è anche qualcosa di interessante riguardo all'Ocri.
amministrazione del cambiamento, la formazione di Carabetta presenta il programma al Palazzo della Cultura, priorità porto turistico, lungomare riqualificato e ospedale autonomo dall'ASP. Ovviamente se oggi c'è questa lista, probabilmente ieri o domani ci sarà l'altra, quella di Giovanni Calabrese. Poi Locri, formazione all'impiego e sociopolitico, il corso riparte dall'educazione alla giustizia, al centro pastorale della diocesi la chiusura del terzo anno, e poi quello su Monastalagia te lo faccio dire a te di cosa si tratta, l'hai scritto tu. Sì, iscrizione alla colonia marina, che è una tradizione ormai decennale, si parte anche quest'anno, la manifestazione che si svolgerà dal 1° di luglio fino a fine mese ed è aperta ai bambini, in sostanza un modo di passare un'estate, una mattinata soprattutto a partire dalle 7:30 fino alle 12:30 allegra in compagnia nel lungomare, nella spiaggia lato nord della cittadina ionica. Allora, c'è un interessante raduno a Bianco con tanto di monito, secondo me giusto, Bianco raduno dei gruppi diocesani aderenti all'Associazione Nazionale San Paolo Italia, il vero Facebook deve essere l'oratorio, la prima uscita ufficiale per il neo vicario generale Don Pietro Romeo, rapporti reali e genuini, è quanto viene scritto dal giornale, catechisti a confronto sui social e bullismo. Poi su Brancaleone invece c'è la conferma per la cooperativa che gestiva la migrazione, ovvero gli SPRAR, richiedenti asilo e rifugiati utilizzati in lavori di pulizia, custodia e manovalanza, per una cosa buona. Ottima, ottima, sarebbe una cosa da seguire da ogni comune, perché in effetti è bene che i ragazzi, diciamo, si integrano e diano una mano anche alla cittadinanza in quelli che sono i piccoli lavori, così è un modo anche per renderli partecipi della vita di un paese e favorire appunto un'integrazione maggiore, quindi sono perfettamente d'accordo con questa idea. Brancaleone ancora, Agostino Belcastro scrive sulla sicurezza urbana, sì ai pazzi, adesso più risorse per la videosorveglianza, e poi in basso la città grecanica di Staiti, alle radici della cultura e delle tradizioni, progetto di servizio civile per la memoria, beh, a me tanto caro, anche perché ci sono stato in quel bellissimo borgo quasi ormai disabitato. È il momento di salutarci perché c'è la Santa Messa che incombe da un momento all'altro, quindi ve la offriamo in ferita perché non abbiamo registrata questa mattina alle 8, non c'è messa qui fino alle 6 di stasera, quindi abbiamo pensato di registrarla e mandarvela in onda adesso. Vincenzo, ti lascio il tempo di salutare. Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori, prima abbiamo salutato anche i monasteri diocesani residenti all'estero, io saluto anche quelli residenti al nord, sono tantissimi in Lombardia e Piemonte, ci seguono sicuramente, sono affezionati a queste tradizioni, quindi un saluto a loro. Grazie Vincenzo per essere stato con noi, grazie a voi amici telespettatori, domenica prossima saremo a Borgia, torneremo in provincia di Catanzaro, io vi lascio con la Santa Messa officiata da Don Francesco Passerelli, a tutti buona festa del Corpus Domini, buona serata e buona domenica e buona serata per la serata per chi farà una serata speciale. Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi, convocati per fare particolare memoria di colui che del pane e del vino ha fatto i segni sacramentali della sua vita donata e della sua presenza in mezzo a noi, non esitiamo ad affidare a Cristo la nostra sincera domanda di perdono. Signore, Signore, pietà di noi. Signore, pietà di noi. Signore, pietà di noi.
misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati vi santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale mosso dallo Spirito Eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Insieme la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci i beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Alleluia! Disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno dei cieli». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. E oggi, nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, ho scelto di iniziare questo pensiero con una definizione
che Benedetto XVI dà di Santa Caterina da Siena, la chiama donna eucaristica, la donna dell'Eucarestia, colei che ha vissuto l'Eucarestia come un dono straordinario d'amore che Dio continuamente in ognuno di noi ben disposti rinnova e nutre nel cammino della fede, in modo da rinvigorire la nostra speranza, in modo da accelerare il nostro cammino nel fare il bene, infiammare la nostra vita per fare carità agli altri. Ecco, questo oggi è Gesù che passa nelle strade di Monasterace per illuminare la nostra vita, per ridare speranza ai nostri cuori, per rinvigorire le mani fiacche, per dare coraggio a chi non osa più sperare. Questo è il vero senso di chi si mette in cammino con Gesù Eucaristia e con Lui si nutre, di Lui si nutre ogni giorno. Con Lui trova forza, speranza, coraggio nel non mollare, come se oggi Gesù nella sua solennità ci dicesse: coraggio figlio mio, figlia mia, vai avanti, non mollare, io sono qui per te e ti faccio un invito, ti prego. È una preghiera che fa a noi Dio nel figlio Gesù: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. È un invito d'amore, è una richiesta d'amore: non allontanatevi nessuno dalla mia mensa, dall'Eucarestia, prendete e mangiate, perché io trovo pienezza di vita, ci dice Gesù, quando abito il tuo cuore, quando abito le tue fragilità, quando mi prendo cura dei tuoi dolori, quando la tua vita stanca trova forza in questo nutrimento e in questa bevanda di salvezza. E allora tutto questo ce lo chiediamo perché avviene, perché ha un unico scopo Dio. Qual è? Quello di renderci simili a Lui. Dio ci vuole tutti salvi in Gesù Cristo, ci vuole rendere simili a Lui e per questo ci dona lo stesso Figlio Gesù. Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi vivete in me, camminate in me, testimoniate con la vostra vita la mia divinità nella vostra umanità. Ecco il grande dono che dovremmo accogliere a braccia aperte e allo stesso tempo dire: perdonaci Signore per tutte quelle volte che non ti abbiamo amato, pregato, per tutte quelle volte che non ti abbiamo dato l'onore che meriti, perché abbiamo dato spazio alle illusioni del mondo, a tutto ciò che è apparenza. Perdonaci per tutte quelle volte che nel nascondimento del tabernacolo non abbiamo nemmeno osato inginocchiarci davanti a te. Perdonaci Signore, ma da oggi vogliamo rinvigorire le nostre mani fiacche, riprendere in mano la speranza, ritrovare la forza in te. Fa che ognuno di noi, guardando a quel tabernacolo e in questa mensa, oggi nella consacrazione dell'Eucarestia, possiamo dirti grazie. Ecco la parola di oggi: grazie Signore, perché pur nelle nostre fragilità e difficoltà e tentennamenti della vita, non ci hai mai lasciati soli, non ci hai mai abbandonato, sempre ci hai presi per mano per condurci al porto sicuro, il porto salvo, il titolo della nostra madre, per condurci al figlio, porto salvo, porto sicuro di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturisca il dono dell'unità e della pace. Preghiamo dicendo: per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, ascoltaci, o Signore. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, sacerdote dei beni futuri, sostieni la missione del Santo Padre Francesco, dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi, ministri della tua Chiesa, preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, salvatore e vittima innocente, illumina i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali. Dona loro la sapienza del Vangelo per promuovere il bene comune attraverso la pace, preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, mediatore della nuova alleanza, fa che le famiglie ferite sappiano affrontare le prove della vita grazie al dono dell'Eucaristia, preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, ascoltaci, Signore. Signore Gesù, corpo spezzato e sangue versato, fa che possiamo entrare più profondamente nella Pasqua per morire e risorgere con te, preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, ascoltaci, Signore. E rivolgiamo al Signore anche una preghiera per il nostro caro Franco Marafioti, che si trova ricoverato. Grazie a Dio tutto sta procedendo per il meglio. Ci manca perché è una della nostra, una colonna, no, con noi, quindi preghiamo per lui perché possa il Signore al più presto farlo ritornare in mezzo a noi, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione. Salvaci, oh Salvatore, salvaci, oh Salvatore, oh Salvatore del mondo. Il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e nostra Mamma di Porto Salvo, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti Mario, Damiano e Maria e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma
alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiate un segno di pace. Agnello di Dio, beati noi invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, o Signore nostro Dio, di partecipare alla tua mensa.
io e Dio mio ti ringrazio di essere venuto in me, di avermi concesso di celebrare con te la Santa Pasqua. Ti prometto di vivere di fede secondo gli insegnamenti della tua Chiesa. Ti prometto di amare in te il mio prossimo, di compiere i miei doveri verso me stesso, la famiglia e la società, di far del bene sempre a tutti, di perdonare chi mi offende, di sopportare da cristiano le prove della vita. Accogli in questo momento preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Inchinate il capo per la solenne benedizione. Il Signore sia con voi. Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a Lui gradito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Un ringraziamento a Telemia, che ha voluto essere con noi in questa Santa Messa, e un saluto a tutti coloro che ci seguono da casa, soprattutto gli ammalati. Possa aggiungere la nostra preghiera, grazie di cuore. Vi ricordo poi che in fondo c'è Ferdinando, per chi volesse lasciare il contributo, l'offerta per la nostra festa della Madonna di Porto Salvo, che si svolgerà proprio il 23 e il 24 di giugno. La messa è finita, dopo il canto andiamo in pace. Tu per la
Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Andiamo alla farmacia Mazzone, prodotti veterinari e non solo, grande l'assortimento per l'erboristeria. Andiamo con ordine e cominciamo appunto a fare un giro attraverso questa farmacia attrezzatissima. Partiamo dalla punta di diamante che è l'erboristeria, che viene curata davvero nei particolari, così come la cosmesi in farmacia è ovviamente è il meglio, la migliore, prodotti antiallergie, prodotti di primissima qualità. Ecco, questo è un piccolo esempio, e poi ci spostiamo su altro, ovvero, come dicevo, i prodotti naturali che trovate all'interno del grandissimo assortimento che si trova all'interno della farmacia Mazzone. Altro giro dentro per carpirne anche altro, come in questo periodo con il sole forte, sol leone che sta per arrivare, l'abbronzatura giusta, oppure l'aloe, nuova frontiera per la cura alternativa in gel, oppure prodotto da ingerire, altri prodotti ancora di erboristeria, prodotti di ottima qualità ovviamente. Ed ecco un giro su quanto e cosa potete trovare all'interno di questa farmacia attrezzatissima. Ecco ancora aloe vera con le varie essenze, in questo caso frutti di bosco. Farmacia Mazzone sul corso di Monasterace.